il mio pass o il biglietto o il braccialetto, quel che è, io sclero in video, vi avviso. Ciao a tutti, io sono Elena e oggi faremo un nuovo spacchettamento. Come forse molti di voi sapranno, sabato 8 aprile verrà Kat Von D in Italia, a Milano, a fare un evento a Sephora. E i primi 1000 che avrebbero acquistato un prodotto di Kat Von D o dal sito online di Sephora o direttamente al negozio fisico avrebbero ricevuto un pass per incontrare Kat Von D l'8 aprile. Quindi una settimana prima si prendeva il pass. Ho ordinato il 1 aprile, che era un sabato, e oggi è martedì 4 aprile. Quindi considerando anche che c'era di mezzo la domenica, direi che la spedizione è stata abbastanza veloce. Però contate anche che io abito abbastanza vicino a Milano, quindi non ci mettono neanche moltissimo a spedire il pacco. Quindi ho acquistato online un prodotto di Kat Von D proprio perché volevo il pass per incontrarla. In realtà io preferisco andare là a sbocciare e vedere bene i colori, però ho dovuto comunque prendere qualcosa. In più mi hanno dato anche dei campioncini e nulla, adesso andiamo a spacchettare. Sinceramente è il primo ordine online che faccio da Sephora, quindi non so se le scatole sono sempre così, ma credo proprio di sì. All'interno troviamo l'imballaggio. E poi la classica busta di Sephora. Che però non ho capito come si pronuncia Sephora, 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 Sephora. Non lo so, a me esce un po' a caso. Ogni tanto ne dico uno, ogni tanto ne dico un altro. Ditemi voi come lo dite. Ok. All'interno della busta troviamo un altro sacchetto dove c'è il mio pass per Kat. Allora, questo è il braccialetto che, come vedete, c'è scritto non metta fuoco. Vabbè, comunque vi assicuro che qua c'è scritto Kat Von D. Poi c'è questa cartolina con Sephora Lost Kat Von D. Questa è la cartolina. Incontra Kat Von D, save the date 8 aprile 2017, ti aspettiamo nel nostro beauty store di Milano, corso Vittorio Emanuele 2428, Sephora Loves Kat Von D. Per dettagli orari visita sephora.it. Per partecipare all'evento porta con te i documenti allegati firmati. E poi ci sono due liberatorie da firmare. Evviva, sono molto contenta. Adesso rimettiamo subito via perché ho paura di perdere tutto, quindi rimetto tutto nella busta. Quindi mi dispiace per voi, ma non mi vedrete sclerare in video perché il pass c'era. Ah, e ovviamente se anche voi siete a Milano l'8 aprile, io sono lì, quindi se mi vedete salutatemi, non fatevi veramente problemi. Adesso andiamo invece a vedere i prodottini. In realtà l'ordine non l'ho fatto io perché temevo tantissimo che i pass finissero, quindi l'ho voluto fare subito a mezzanotte, tanto che io a mezzanotte non ero in casa. Quindi, poverina, mia mamma l'ho fatta svegliare e l'ho fatto fare appunto l'ordine. E quindi davano tre campioncini gratis con l'ordine che ho fatto e lei doveva scegliere tra alcune cose e mi ha preso quindi questi tre prodotti. Questa è la matita per le sopracciglia di Benefit, che grande così, è veramente minuscola, 0,03 grammi. Infatti vabbè, è un campioncino ovviamente. Più che la matita sembra tipo il tappo, come se si fosse persa la matita e fosse rimasto alto un tappo. Infatti questa è la piccola matitina, che è una matita veramente mignon. Poi mi ha preso il fondotinta di Sephora, perfezione 10 ore. E questa qua è la tonalità 22, ed è abbastanza chiara. E contiene 0,18 grammi di prodotto. Come terzo ed ultimo campioncino mi ha preso questo che cos'è? Non lo so. Un contorno occhi. Trattamento contorno occhi, antiocchiaie e luminosità. Il trattamento contorno occhi capace di attenuare le occhiaie ribelli, occhiaie marroni o bluastre che tendono ad inscurire il tuo sguardo. Utilizzare la mattina. E contiene 1 ml di prodotto. Quindi questi qua erano i tre campioncini. E adesso andiamo a vedere invece cosa ho preso di Kat Von D. Di Kat Von D ho deciso di acquistare uno dei suoi rizzetti liquidi, che ha un nome impronunciabile, quindi adesso proverò a leggervelo. È Naz Fur Ato. Non lo so, comunque ve lo scrivo qui il nome, Naz Fur Ato, una cosa così. Questa è la tinta e l'ho pagata 19,90 euro. No, ho deciso di prenderne soltanto una perché ho pensato comunque che tanto l'otto andrò già in negozio, quindi potrò swatcharle dal vivo e vedere quale mi interessa. Poi così posso mettere alla prova questa e testarla prima di acquistarne troppe, come faccio sempre. Ah, se vi fa piacere, stavo pensando con questa tinta di fare un test tutta la giornata, ovvero che io la indosso la mattina e poi faccio colazione, pranzo, faccio merenda, cena. Insomma, la tengo su qualche ora e vediamo insieme come reagisce ai pasti, come resiste e poi anche se è stratificabile. Quindi ovviamente se dopo che magari aver mangiato un pasto oleoso va via, se si può rimettere su nel punto in cui è andata via, se è omogenea e tutte queste cose qua. Quindi se vi può interessare fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Comunque il packaging ovviamente come tutti quelli di Kat Von D è stracurato. Come sapete lei fa la tatuatrice e tutti i packaging dei suoi prodotti li cura lei dal primo all'ultimo. Qua c'è scritto Everlasting Liquid Lipstick. Qua ovviamente c'è il logo di Kat
Von D contiene 6,6 ml di prodotto e qua in grigio ci sono tutte delle roselline. Dietro invece troviamo gli ingredienti, da questa parte trovate il nome del prodotto e nel riquadro potete vedere anche il colore del vostro prodotto, così se ne avete tanti e tenete sulle scatoline potete vedere subito il colore. E andiamo ad aprirlo perché sono curiosissima. Questo è il rossetto liquido, il packaging è veramente qualcosa di bellissimo, è veramente veramente bello. Come potete vedere è lunghissimo, molto stretto, ha il tappo nero opaco, in alto c'è K e D che ovviamente sono le sue iniziali. Sul tappo ci sono tutte queste rose in argentato, invece sulla plastica trasparente troviamo dei disegni in nero, sempre floreali. In basso troviamo invece una striscia nera con il logo Kat Von D in argento. Sotto troviamo il nome del prodotto che dura 12 mesi e che contiene 6,6 ml. Prodotto, adesso andrò a sbocciarlo. Lo scovolino è uno scovolino normalissimo, proprio classico classico. La scrivenza è ottima già dalla prima passata e sembra anche omogeneo, poi ovviamente bisogna vederlo sulle labbra, però nello swatch sulla mano il colore è pieno, vibrante e omogeneo, è veramente molto molto bello, molto intenso. È un rosso con una punta di marrone, secondo me è un rosso mattone. Ma comunque è veramente bellissimo. Sentiamo l'odore. L'odore è veramente leggerissimo, quasi non si sente. Non è per niente fastidioso, né piacevole né fastidioso. Quindi questo era il mio acquisto di Kat Von D. Non vedo l'ora di vedere tutti gli altri prodotti che ci sono in negozio. Mi dispiace perché a quanto capito non ci saranno tutte le palette edizione limitata che ho fatto in questi anni e sinceramente sono molto molto dispiaciuta perché ce n'erano due o tre che avevo già puntato che mi piacevano tantissimo, però a quanto pare non ci saranno. Poi vabbè, ovviamente l'8 vedrò bene in store se le avranno tenute oppure no, però a quanto capito le edizioni limitate non ci saranno da noi, o comunque quelle già uscite non le riproporranno purtroppo, perché c'erano veramente delle palette che avrei voluto tantissimo prendere. Invece non lo so, quella classica che è permanente, mi sembra che si chiami Shade and Light, non lo so se prenderla o no perché non mi ispira del tutto. Avrei preferito una delle altre, tipo la Pasta e Gotto, la Serpentina o la Metal Matte. Quelle tre lì le avrei prese sicuramente perché sono veramente troppo belle, quindi io spero che ci siano almeno una di quelle, dai, speriamo. Fatemi sapere se vi interessa appunto il test di questa tinta. Intanto che sto parlando si sta asciugando e sta diventando ovviamente totalmente matte. Il colore è veramente molto bello e io sono emozionatissima dal fatto che incontrerò Kat Von D l'8 e vi ripeto che se ci siete non fatevi problemi a salutarmi, io spero di vloggare durante la giornata, anche se in realtà non lo so, mi vergogno un po' a vloggare, però spero di farlo comunque. Bene ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, se così lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e nulla, vi saluto, ciao!